sulle tracce del creatore e la luce fu. La luce a chi deve la sua esistenza? A un creatore che si è imposto come un 10 che è 10. Ma 10 in che modo? 10 volte se stesso, ossia 10 per 10 per 10 per 10 con 10 10. Noi questa condizione la riassumiamo con una formula che la mostra in potenza come 10 elevato a 10 e mettiamo qui un indice 10 che indica la dimensione, ossia quante volte la base esiste in modo interattivo, ossia che ciascuna di queste quantità 10 moltiplica l'altra. Bene, questo è, possiamo immaginarlo, il creatore nella sua unità. Ma non è solo così, è così e poi si presenta ancora in un altro modo, sempre quando comunicò il suo nome a Mosè. Prima disse io sono colui che sono e poi dici agli israeliti io sono, mi ha detto questo. Quindi il creatore si è presentato come io sono colui che sono e anche come io sono. Quindi c'è anche questa forma qui, unitaria, presente in linea, che è unitaria all'interno di questa unità. E se noi consideriamo che c'è un rapporto anche con questa, dobbiamo concludere che le quantità reali sono 10 elevato a 11. Immediatamente nascono tante considerazioni che possiamo fare, ma io vorrei andare con ordine e vediamole queste considerazioni. Prima di tutto bisogna fare un piano nel senso di progetto, ma anche di piano vero e proprio, di una superficie piana. Se lo poggiamo su qualcosa, dobbiamo poggiarlo su questo, in vari modi. Uno di questi è questo modo qui, 10 elevato a 10, tiene conto del fatto che esistano due di questi 10 interattivi che si pongono come area e possono essere simili al padre e alla madre, ma in questo caso sono simili proprio a un Dio trascendente, perché questo c'è ma non si vedrà, ponendosi come un piano. In tutte le divisioni non si vede mai. Se immaginate che questi siano 10 miliardi di mele, che siano divisi per 10 elevato a 2 bambini, noi vedremo come risultato ridursi le mele, soltanto
80 a 10 elevato a 8. Perché? Perché incide questo piano trasversale che ha una portata 100 e quindi non ne porta uno solo, ne porta 100. E quindi praticamente questo si divide per 100. E il risultato è che qui la lunghezza è ridotta. Noi con questo diviso questo e abbiamo un risultato ridotto, noi normalmente vediamo solo il risultato ridotto e non consideriamo mai l'esistenza di tutti quelli che lo hanno ridotto. Ossia, quando prendiamo 10 miliardi di mele e le dividiamo per 10 bambini e ne abbiamo per 100 milioni di mele per bambino, ci dimentichiamo del fatto che ci siano 100 bambini qui. Ci sono, ma noi è come se non li considerassimo, perché da quel momento in poi stiamo considerando solo la condizione unitaria di ogni bambino. Però ce ne sono 100 qui. Ecco, questo 100 qui è simile a una portata di un flusso che, essendoci e non vedendosi, chiaramente si è messa di taglio così, con i due lati che si sono conservati, uno 10 e l'altro 10, uno posto in profondità, l'altro in altezza, ma avendo uno di spessore, 10 diviso 1 rimane invariato, quindi praticamente questo non si vede. Ecco, questo è il modo fatto per ottenere tutto questo. Uno dei modi. L'altro modo, questo, 10 elevato a 10, sempre da quella partenza lì si parte, che dovendo dividersi per 2 stavolta si sottopone a radice quadrata, ossia mette qui una bella radice quadrata e così facendo si riduce a 10 elevato a 5. Infatti 10 elevato a 5 moltiplicato per 10 elevato a 5 è uguale a 10 elevato a 10. Ma qui che cos'è? Se questa è un'area, questo è un lato. E quanti ce ne sono? 2. 1 e l'altro, moltiplicandosi tra di loro, determinano poi questo valore di area. Quindi noi li dobbiamo mettere che esistono tutti e due come lunghezze, altrimenti ancora qui qualcosa ci sfugge. Quindi dobbiamo inserire che però sono così, sono rimasti 10 elevato a 5 e poi ce n'è un altro. Sono i due lati che sono considerati nella somma, così come accadeva qui. Questo tradotto in linee unitarie valgono 100.000. Perché 100.000 per 100.000 uguale 10 elevato a 10. Quindi 100.000 uno, 100.000 l'altro, in totale sono 200.000. E abbiamo fissato il valore, sono 200.000. Però abbiamo perso un qualcosa, che questo era un volume. E anche un'area, quando lo dividiamo per 1,
e il valore rimane sempre questo e diventa un'area. Qui abbiamo ricavato il lato e abbiamo considerato che sono due, quindi qui siamo rimasti alla dimensione di una linea. Per avere il volume ora dobbiamo considerare le dimensioni che abbiamo eliminato, che sono unitarie e sono tali che se noi moltiplichiamo questo per 1, ossia per un piano trasversale che è 1, 200.000 per 1 resta 200.000. Però intanto ci sono. Quindi se qui noi vogliamo fare il calcolo di tutto quello che c'è, e dobbiamo mettere che ci sono anche questi due, e quindi nel nostro elenco dobbiamo aggiungerci qui un 2. In che cosa le misuriamo? Beh, diciamo che abbiamo in progetto una misura che si chiamerà M. Si chiamerà M e saranno metri. Con questo noi abbiamo definito il volume in lunghezza però. Qui era compattato in un prodotto assommato così, qua invece è espresso tutto in lunghezza. Poi dobbiamo dire che in effetti c'è anche l'ipotesi che sia un volume intero 10 al cubo, e quindi il 10 elevato a 10 dice però io esisto anche nella forma del volume, il quale è 10 al cubo. Allora il flusso a cosa si riduce? Chiaramente si riduce a 10 elevato a 10 meno 3, 7. A che dimensione deve esistere? Beh, questo 10 elevato a 7, se vogliamo che esista totalmente, deve esistere in 1000. E quindi quando noi abbiamo qui che questo indice deve diventare l'indicazione di un volume 1000, noi facciamo semplicemente un calcolo che si chiama logaritmo, e il logaritmo decimale di 10 elevato a 7 lo riduce a 7 linee. Quindi questa quantità qui è simile a 7 linee, e le 7 linee sono le 6 che conosciamo bene, sono avanti, dietro, destra, sinistra, sopra, sotto, ossia una espansione regolata dal fatto che accade solo su 3 linee perpendicolari tra di loro. Ma la luce non è che va solo davanti, dietro, destra, sinistra, sopra, sotto, va anche in tutte le direzioni oblique. Dunque c'è una settima condizione che bisogna tirare in ballo, che l'unità non vada solo avanti, destra, sinistra, ma anche come raggio, e diventano 7 quelle componenti lì. Per cui quando noi questo 1000 lo vorremo trasformare nel movimento di 7, diventeranno 7000. Che cosa sono? Se la realtà nostra noi la conosciamo è 10 elevato a 4. 10 elevato a 4 è 10.000. Se qui rimane 7.000 è perché abbiamo preso 10 al cubo e
lo abbiamo collocato dentro il 10.000 e questo è il flusso di 10 al cubo dentro il 10.000, che è tutta quanta la realtà. Ecco, quindi questo è tutto il movimento della realtà 10 al cubo dentro la realtà 10 elevato a 4. È 7.000, perché 10 elevato a 4 è 10.000, 10.000 meno il 3.000 di 3 per 10 al cubo determina 7.000. Quindi questo è tutto il moto della massa 3.000 dentro 10.000. Tutto il moto. E poi, quando c'è tutto questo moto che è in linea così, sorge il sospetto che abbia un fronte. Il fronte c'è, perché se questo è solo lunghezza, non c'è solo la lunghezza come qui, c'è anche quest'area trasversale qui. E quindi quest'area trasversale qui, quanto è? Se noi la immaginiamo messa in relazione proprio a una quantità totale che è 1, 10, 100, 1000, sempre così è quando è intera. Dobbiamo partire da questo valore qui, 10, e dire che dentro questo 10 c'è un 1 che si muove totalmente. Dunque, quanto si muove totalmente? Di 9. E questo 9 lo collochiamo trasversale, così 3x3. Ma in quanti versi va? Beh, va a destra, a sinistra, sopra, sotto, avanti e indietro, va nei 6 versi. Di conseguenza, quando noi abbiamo un 9 di movimento nei 6 versi, 6 per 9 fa 54, ma è fatto da 10, quindi è 540. Quando io aggiungo qui 540, cosa ho aggiunto? Il ciclo 10 di tutto il movimento 9 che esiste quando uno c'è dentro il 10 e si muove di 9 e che va in tutti e 6 versi. E quindi 10 per 6 fa 60, per 9 versi 540. E quello è ciò che accade per traverso. Ecco, questo totale è la predefinizione del piano di Dio, del progetto di Dio, che essendo fatto tutto in linee, ha una somma e la somma è data da 2, 4, 5, 7, 0, 2. Sono metri. Questo è il progetto di Dio. Su questo progetto si poggia tutto. Ma ho detto che ha due lati uguali. Quanto sono lunghi? Beh, non ci rimane che dividere questo per due, e allora arriviamo a capire che c'è un piano così, questo, che ve lo faccio vedere in prospettiva, che nei due lati che si moltiplicano normalmente per avere questo piano sono la metà di questo, ossia sono 103.000
Vediamo 2 per 1, 2, 2 per 7, 14, 2 per 7, 14, 1, 15, 2 per 3, 6, 1, 7, 2 per 1, 2. Questo è un lato e l'altro lato è ancora quello, 103, 7, 7, 1. Eccolo il piano. È basato su questo lato qui. Se lo disaggreghiamo in valori totali, vediamolo se è coerente. 100.000, che cos'è? 100.000 abbiamo visto che è il lato percorso dalla luce, perché 100.000 per 100.000 equivale a 10 elevato a 10. 3.000, che cos'è? 3.000 è tutto lo spazio 1.000. Quando va 1.000, 1.000 e un altro 1.000 in profondità e quindi completa tutto lo spazio. Poi c'è la dinamica del piano, ho detto che 7 è la dinamica, che va anche nelle linee oblique. E quando è 77 significa che è un 7 che vale per un lato della realtà che implica 100 dimensioni. 100 per 100 fa 10 al quadrato. Quindi, quando considero due dimensioni, significa che sto considerando quelle unitarie del piano della realtà. E quindi vedete bene che qui dentro, se io considero un 7 per 11, io ho considerato proprio tutte le dimensioni che sono 11 in relazione al 7 e diventa 77. E infine il tutto esiste unitariamente. E io ce l'ho messo. Ecco, questo è l'esistenza in linea, in principio. A questo punto che cosa succede? Il creatore fa i suoi calcoli e valeva come tutto il piano qui dentro, perché se questa è una linea, questo è il piano. In tutto il piano valeva questo valore qui, era 10 elevato a 10. Però lo era su tre linee, una orizzontale, una verticale e una in profondità. E quindi lo era in forma trina, 3 per 10 elevato a 10. Ecco, quando tutto quanto questo, che considera anche il fatto che sono tre le linee, si divide per un'area, un fronte che è unitario e che è 10 elevato a 2, tutto il flusso che percorre diventa 300 milioni. Ecco, questo è il percorso in metri. Abbiamo questo valore totale. Sì, mi dite, è questo qui che fine ha fatto? E questo qui era il piano. Il piano si mette in modo trasversale dentro. E questo 300 milioni, dividendosi, lo esprimo così, facciamo prima, questo 3 per 10 elevato a 8, diviso per che cosa? Questo, 207.542, e quindi
io lo divido qui come la lunghezza del piano, 207.542. Questo si è messo per traverso. Quant'è la lunghezza del flusso? È 300 milioni meno 207.542. A conti fatti sono 299 milioni 792.000 458. Oh bella, sono i metri percorsi dalla luce in un minuto secondo, e sia la luce e la luce fu. Viaggiava a 299.792.458 metri ogni secondo. Questo è stato il progetto per attuare quel desiderio del creatore, e sia la luce. E la luce fu. Da dove l'ha tirata fuori? Ripeto, dal suo esistere di io sono colui che sono. E io sono. L'ha tirata fuori dai vari modi in cui è. Uno alla pari, e allora si mette in linea. Un altro riferito al volume intero, quando è alla dimensione 3 del Dio uno e trino, e rimane un 7.000 come sviluppo nella realtà 10.000. E poi c'era il quantitativo frontale, che come 540 è il valore della candela, intensità unitaria della luce. Ha determinato tutta la lunghezza, che si mette per traverso come una portata che riduce la lunghezza del flusso, e la riduce proprio in questo modo qui, di 300 milioni meno 207.542 uguale 299.792.458 metri al secondo. Ora io vorrei passare avanti per mostrarvi che cosa succede dopo questo primo atto di creazione, in cui, cercate di ricordarvi, c'è un piano fatto il cui lato è 103.771. Apriamo uno spazio nuovo di discussione e andiamo avanti proprio considerando le quantità che abbiamo fino adesso tirate fuori. Sono 103.771 nel totale, dato da due di queste, che sono lati dell'area, il totale è quel 207.000 totale 542. Poi il terzo elemento era la velocità della luce, 299.792.458. Ecco, facciamo delle considerazioni. Dunque, questa è la velocità di flusso. Questa è la sezione di flusso. Quando esistono tutte quante, l'une e le altre, in lunghezza, 299 milioni rotti più questo, è tutto quanto il treno che arriva. Perché praticamente questa posizione qui è simile a un treno, il quale è il veicolo
che porta questa luce qui? È un treno che è lungo 207.542. Questo è il treno. Questo è il portato dal treno. È la luce che viaggia sul treno che la porta. Secondo voi, quando arriva un treno alla stazione carico di banane, visto che noi mangiamo solo le banane, forse alla stazione arrivano solo le banane o soprattutto arriva il treno? Che dite? Vedete, quando nella considerazione della velocità della luce non si osserva quello che manca a 300 milioni di metri al secondo, si compie un grave, gravissimo errore di omissione, poiché non c'è dubbio, la quantità totale viene fuori da 10 elevato a 10 che esiste nell'asse X, nell'asse Y e nell'asse Z, e dunque è 3 per 10 elevato a 10. Quando il flusso totale, l'area trasversale, è 10 elevato a 2, quindi è 100, è evidente che arriva tutto, 3 per 10 elevato a 8. Arriva sia il treno, sia le banane portate dal treno. Il prodotto di consumo e il veicolo che lo porta. Soprattutto questo arriva, perché se non arrivasse questo, le banane sul treno non arrivano. Ora, noi possiamo vedere e verificare se è vero che questa è l'espansione elettromagnetica. Questi sono metri, anche questi sono metri. Virtualmente, dividendoli tra di loro, spariscono. E questo rimane un puro rapporto. Essendo un puro rapporto, può riguardare qualsiasi cosa. E noi, da che cosa deriva da questo rapporto? E poi possiamo vedere che cosa ha quel rapporto. Quando noi facciamo la divisione, in sostanza cosa facciamo? E invece di considerare che la sezione è questa, e noi diciamo, io voglio una sezione che sia 1. Non questo numero così espanso. E come faccio a sapere quanta è? Devo dividere, no? Questo per questo. E così so quanto è per ciascuna unità di queste 207.542. Il risultato intero è 1444,4905. E qui io mi fermo. Perché? Perché avendo ottenuto 4 dimensioni decimali, qui finisce la realtà espressa dallo spazio-tempo, che ha 4 dimensioni, perché l'intero è 10 elevato a 4, è 10.000, e se io lo voglio rintracciare qui, unitario, lo devo rintracciare nei decimillesimi. Quindi se io andassi avanti a considerare i numeri che vengono dopo, andrei a considerare non più l'aspetto solo dello spazio e del tempo, ma di quella struttura elettrica che esiste alla dimensione inferiore e che partecipa a creare l'unità dello spazio-tempo. Ma l'unità dello spazio-tempo cessa qui. E quindi io
nella mia osservazione legata solo allo spazio e al tempo, mi devo fermare qui perché sono arrivato alla dimensione unitaria dello spazio-tempo espresso in valore di tempo. Ecco, quando io ho ridotto questo rapporto che esiste nella luce, che sapete la luce è elettromagnetismo, l'elettricità si espande, il magnetismo ammassa la massa. Possiamo dire che qui abbiamo ammassato la massa, che qui invece espansa. E quando la massa è ammassata e abbiamo questo rapporto unitario, e noi ci accorgiamo che se qui abbiamo la realtà intera e non uno, e quindi qui abbiamo 10.000, perché ci abbiamo tutta la realtà, sparisce questa virgola qui, non c'è più. Perché? È perché qui era riferita a fino ai decimillesimi, quando sotto ci mettiamo tutta la realtà intera, e dobbiamo arrivare fino lì, e quindi sparisce proprio la virgola. Questo rimane un valore intero che esiste quando la realtà intera è arrivata a 10.000 qui. Questo, ripeto, è il valore totale della realtà. Se noi vogliamo dire sì, d'accordo, ma a me non interessa il discorso legato al 10.000, a me interessa il tempo legato solo a uno. E allora io praticamente ripristino le condizioni di prima, e quando io ho uno solo qui, ho solo questo. E mi accorgo allora che questo uno è un giorno, e che questo 1444 in 144 decine ha i giorni solari, ha i minuti primi che esistono in un giorno solare. Poi si aggiunge il 4,4 che esiste dopo 4 anni, e poi considera tutto il moto che esiste nel ciclo 10 nel suo tempo nel ciclo 10, e abbiamo una ragione di questo valore qui. Avevo detto che era un puro rapporto, che andava bene per qualsiasi cosa. Ecco, allora va bene anche posto tra i minuti primi di un giorno e l'unità di un giorno. Abbiamo visto che questo rapporto, che valeva nei metri su metri, si è tradotto in una validità anche nei tempi su tempi. E allora la differenza, se consideriamo che è un valore unitario, significa semplicemente che qui deve essere uno, può essere uno solo se questo è un giorno. Se questo è un giorno, uno su uno è uno. E allora ecco che è un giorno espresso in minuti primi, riferito a un giorno intero. Da una parte abbiamo l'espansione di luce espressa in metri, qui abbiamo l'ammassamento unitario in tutto il tempo della rotazione che ci mette quando lo andiamo a fare un giorno, e allora ne occorrono 1440, poi ne occorrono ancora 4,4 perché dopo 4 anni bisogna aggiungere un giorno, e poi esistono ancora questi e sono tempi da aggiungere dopo altri 157 anni in considerazione dei tempi minuti primi, secondi e terzi che esistono nell'anno. Abbiamo avuto questo primo risultato, ma questo primo risultato ha tenuto conto sì di questo e ha tratto le conseguenze, ma
noi possiamo farci anche un'altra domanda, che è questa: se questo è un volume, allora questo moltiplicato per questo è un'area. Queste sono le lunghezze dei lati. Se io voglio avere un volume, basta che prenda un lato, lo moltiplichi per la lunghezza dell'altro lato e ottengo l'area. L'area moltiplicata per la lunghezza determina il volume nel suo totale. Quindi posso fare questo calcolo qui, che lo scrivo così vi rendete conto di che cosa sto dicendo. La lunghezza 3771, che è due volte, quindi la considero al quadrato come un'area, e a questo punto sono metri quadrati, per 299.792.458 metri uguale metri cubi. Siete d'accordo? Perché se è vero che questa è un'area e questi sono i lati trasversali, il prodotto, ossia il valore al quadrato del lato, è l'area. E il volume è dato da area per flusso. Vediamo quanto è. Bisogna che io lo copi in maniera esatta, in modo da non fare errori. Ecco, ho fatto i calcoli, il valore di 103.771 al quadrato per i metri percorsi dalla luce determinano metri cubi e sono questi. Implicano quante cifre? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cifre. Se significa che praticamente esiste in 20 cifre questo valore qui. In 10 elevato a 20. Questa è la dimensione in cui esiste. E che era quella della che avevamo visto noi esistere proprio nella carica della luce, che se vi ricordate era 16 intera per 10 elevato a 20 meno 20 coulomb, questo nel solo valore intero, la dimensione 20, che è quella un po' più grande di questa, perché 3 esiste nel 10, come il moto di 7. Ecco, ora se questo è un volume e noi vogliamo sapere qual è il suo lato, non più un lato configurato in un volume rappresentato così, ma in un volume tutto compattato, che sia fatto di tre lati uguali. Allora, facendo la radice cubica di questo volume, otteniamo che questa è la lunghezza reale, che al cubo è intera in 3184,1308, fermandomi come al solito alle quattro dimensioni unitarie della realtà. Questo al cubo, metri cubi. Questo è lo stesso di questo, che è questo prodotto, che è l'area
per la lunghezza del flusso della luce. Ecco, quando si compattano le cose, si razionalizzano e vediamo un po' qual è la ragione che ha portato me a razionalizzarla in questo modo. E perché vedete, questo valore qui intanto esiste nella realtà che quando è intera è 4000. La realtà intera è 4000. E come mai qui abbiamo che è soltanto 3000? E perché? Come al solito si mette sempre un valore in principio, e quando io considero che la realtà intera è 4000 qui, voglio vedere che cosa si è messo per traverso qui, per determinare solo questo flusso. Perché questo è un flusso di una superficie, essendo un volume. Allora, facendo il calcolo, fino a tutte queste dimensioni unitarie qui, il calcolo porta a questo risultato, che 10 meno 8 fa 2, 9, 9 meno 3 fa 6, 9 meno 1 fa 8, virgola, 9 meno 4 fa 5, 9 meno 8 fa 1, 9 meno 1 fa 9, 3 meno 3 fa 0. Quindi questo è il soggetto che è l'attore che si è messo per traverso a determinare solo questo flusso. E se è una lunghezza che si è messa per traverso, significa che ha due lati. E quanto sono questi due lati qui? Devo dividere questo per 2. E allora, diviso per 2, fa sì che 2 nel 9 ci sta 4 volte. 2 per 4, 8. 11 nel 2 ci sta 5 volte, con un resto di 1. Nel 15 ci sta 7 volte. 7 per 2, 14, nel 15 con resto 1. Nel 18 ci sta esattamente 9 volte. Nel 6 ci sta esattamente 3 volte. Nel 9 ci sta 4 volte, con il resto di 1, e nel 12 ci sta 6 volte. Ecco, questo è il lato. Lato. Vediamo se è un lato reale. Certo. Perché? E perché la realtà intera ha la forma del 4. La lunghezza intera nella realtà 10.000 è data da 100, e quando io ho 400 ho espresso proprio la dimensione reale del 400 che esiste come base. Poi ci si mettono dei tempi. Il 57 qui, guardiamolo in gruppi di 100, cosa sono? Sono 60 meno 3. 60 è il 10 che va in tutti e 6 i versi. Il 3 che gli si leva è soltanto l'avanzamento reale 3 che esiste nel 60, per cui questo è tutto quanto il movimento di un 3 che esiste nel 60, che è tutto il moto intero 10 che è andato nei 6 versi.
E quindi questo è realmente tutto il movimento del 3 dentro il 60, che si aggiunge a 400. E questo valore qui che cos'è? Nel 100 è adesso tutto il movimento 7 del 3, qui. Perché 7 più 93 insieme fa il 100 che noi abbiamo messo in relazione. Perché sono tutti e due combinati l'uno nei confronti dell'altro. Qui nel tempo c'è il movimento del 7, qui nello spazio c'è il movimento del 3, sempre nel 100. E questo 46 che esiste anche lui nel 100, che cos'è? È la realtà 40 che si muove in tutti e sei i versi. E quindi vedete che quando abbiamo avuto questo valore qui, come il valore del lato, è un valore estremamente coerente con tutto il disegno che stiamo facendo noi. Ma noi lo possiamo riferire questo a un moto reale della nostra Terra, perché abbiamo visto che quando andiamo a fare i calcoli, questo rapporto qui è il rapporto che ti indica la Terra come gira, la dinamica della Terra. Allora, quando noi cerchiamo di ricondurre questo alla dinamica della Terra, a che cosa si riferisce? Al modello 3 per 10 al cubo, che è il modello unitario del volume 1000 che va da tutti e tre i lati. E quindi questo è il quantitativo 3000. 184. E che cos'è? Sono i giorni di mezzo anno terrestre, perché mezzo anno terrestre ha 182 giorni compresi nei 364. Quindi qui c'è il tempo percorso dalla Terra nel suo insieme per andare da un punto fino al punto diametralmente opposto dopo 182 giorni. E avanza un 2 qui, perché? Perché è il fronte che lo porta a essere un volume, perché 182 giorni è una linea. Quando vogliamo dargli un senso di volume, a 182 dobbiamo aggiungergli sempre quello che esiste in principio come l'area trasversale unitaria, che è 2. E 182 giorni più 2 diventa 184 giorni. E quindi fino qui abbiamo visto che è esattamente il modello unitario dello spazio che aggiunge tutto il tempo che esiste nel 1000 e che è dato dai 182 giorni in linea riferiti a 2 nel piano necessari perché la Terra in mezzo anno futuro faccia tutto sto percorso. Quindi quello che si aggiunge qui al 3000 non è che esiste di più, esiste che qui ci abbiamo aggiunto il diametralmente opposto dell'orbita. E quando consideriamo questo quantitativo qui, che cos'è? È la struttura dinamica nel tempo. Perché quando andiamo a considerare la Terra che si muove in gruppi di 7 giorni, sono 52 settimane. 52 settimane, quando le dividiamo nella presenza, un quarto è 13. Quindi questa è la presenza, un quarto delle 52 settimane, uguali a un anno. E questo 8 è tutta la realtà presente in principio quando è unitaria
in 10.000, però ce n'è un complesso dato da 2 al cubo, perché c'è un 40.000 e un 40.000 qui, che riferiti ai decimillesimi diventano 8 decimillesimi. E quindi questo è il valore complessivo che esiste, come la realtà 4 che esiste nell'intero come 10 elevato a 4 e che qui esiste come 4 più 4, ossia tutto il complesso positivo negativo, nella funzione 10 decimillesima che richiama a quella 10.000 del valore unitario dello spazio e del tempo. E avete visto come questo volume che noi abbiamo determinato è veramente tutto il volume intero a livello così che si muove come se fosse la Terra, proprio in giorni in cui ci sono i riferimenti poi nel tempo a quelli espressi nelle settimane e a quelli espressi nei valori legati a tutto il complesso binario che esiste. Ora è possibile fare ancora altre considerazioni, che sono queste. E che cosa succede se invece di moltiplicare la velocità della luce all'area, noi la moltiplichiamo solo a un lato dell'area? Non abbiamo più un volume, ma abbiamo una percorrenza che si moltiplica per 103.771 volte e rimane una lunghezza. Ebbene, che cos'è? Sapete, è ciò che porterà al confronto da cui si evince che metro e secondo sono la stessa espressione. Cosa dovremmo fare? Dovremmo fare, in primo luogo, questo qui, 103.771, 103.771, per la velocità C, per i metri percorsi dalla C, non sto a indicarli. E vedremo quanto è. Anche qui adesso io faccio prima i calcoli per vedere quanto è e poi proseguiamo con questo ragionamento. Ecco, ho fatto il calcolo e questo è il risultato, che implica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cifre. Significa proprio che tutto il movimento 7 si è spostato totalmente di 7. Adesso qui la lavagna è piena e è opportuno riportare questi dati su una nuova pagina e proseguire. Io prenderò questo valore qui e lo riporto in un'altra pagina. Lo copio così in modo che vedete voi che è lo stesso. 62, 219, 526, 318, 236 metri, perché è vero, abbiamo moltiplicato metri per metri, ma chi ha detto che siano sempre metri quadrati? Sono anche metri quando si moltiplicano sulla stessa linea e rimangono sempre metri.
sono metri quadrati se consideriamo che ogni linea ha anche un'altezza di linea e non è una roba che ha una dimensione sola, ma ha le due dimensioni. Ecco, abbiamo ottenuto questo valore qui. Teniamo presente che cos'è. È 3000, no, è 103.771 per la velocità, i metri percorsi dalla C. Questo. Adesso vorrei per prima cosa con voi fare un ragionamento che mette in principio un valore di riferimento. Allora, partiamo proprio dal principio, ossia dalla posizione decimillesima della realtà. E abbiamo un decimillesimo qui, il quale fa parte di un ciclo 10 di decimillesimi che esiste in tutti e sei i versi e con ciò si aggiunge un 60 qui. Poi esiste in centinaia è il lato della realtà e quando noi come numero del lato della realtà ci mettiamo che sono 3 elevato a 3, ossia che sono 27, abbiamo messo in atto tutto il volume su base 3, 3 al cubo, 27. Siamo sempre a livello dei decimillesimi, quindi abbiamo qui il tempo decimillesimo che ha un decimillesimo, che fa parte di un ciclo 10 che avanza in tutti e sei i versi e che nel quantitativo unitario 100 ne ha i 27 di 3 al cubo. Questo è posto in principio come il volume che si muove in tutti i versi e che è presente in 1. Abbiamo capito che cosa abbiamo collocato qui. Ora dobbiamo passare a vedere quante sono tutte le parti in positivo che noi mettiamo in principio. In principio, lo scrivo bene, perché la fisica moderna impone le condizioni che esistono in principio. In principio che cosa abbiamo? Abbiamo che le componenti di un volume che avanza, questo 3, nel suo avanzamento è 3. Ma 3, quando si riferisce alla presenza 1
di un ciclo 10 e che vale 11, e esiste in questo 11 in 7 componenti, quelle della sfera, allora noi imponiamo che tutto il 3 che avanza per 11 si muove totalmente in 77 quantità unitarie. E poi dovremo porre le quantità unitarie intere qui, perché queste sono 100, e quindi adesso noi andiamo a guardare le altre 100. Perché le altre 100 fanno poi le 10.000, no? Unitarie della realtà. La realtà quante ne ha di dimensioni? 4. Se sono 100 qui, quant'è il movimento di 4 dentro il 100? 100 meno 4, no? 96. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in principio tutto un modello unitario di movimento. La presenza 1 di un ciclo 10 che avanza in tutti e 6 versi, nel quantitativo 100 del volume 27 nel tempo. Mentre nello spazio c'è il 3 che qui mancava al 3, il quale si presenta in 11 nel movimento 7, e 7 per 11 è 77. Poi nei quantitativi 100, l'altro quantitativo 100 ha presente la dimensione 4 della realtà, e questo è tutto il movimento 96 della realtà. Ci devo aggiungere anche un 8 qui, come 80.000, che è tutto il 4 che era presente qui, che esiste in tutto il complesso. Quando abbiamo posto in principio tutto questo quantitativo di 89.677,2761, esso è sempre un'area trasversale il cui lato è la metà, è 44.838,63805, il quale è tutto il moto in 44.888,888 .888, cioè la realtà a quattro dimensioni nel suo complesso. Quindi 44.000 come realtà a un verso solo, che esiste in tutto il complesso di 888,8888. In questo quantitativo qui è presente un 50,2583 che, essendo dentro, si muove poi per quel lato lì di 44.838,63805. E che cos'è questo 50,2583? Ora, la realtà è 10.000, è data da 100 che moltiplica 100 e la lunghezza totale è 200. 50 è la presenza un quarto di 200. 25 è nel tempo decimale la presenza un ottavo. Che è riferita con quell'83 decimillesimi
al 100 meno 17, ossia tutto il percorso della presenza 1 della carica 4x4 dentro il 100. 100 meno 17 uguale 83. Ora, questo è il soggetto presente. Un quarto del 200 nel tempo un ottavo. E in più, come valore di carica, c'è tutta la carica presente dentro il 100. Questo è il soggetto che è presente dentro quel 44.838,63805, che è il lato di quanto io ho posto in principio proprio come un soggetto che esiste e dal quale bisogna cominciare a ragionare. Abbiamo ottenuto questo significativo risultato. Ora chiediamoci, perché hai messo in atto questo calcolo, amico mio? Avevi messo questo e hai abbandonato questo discorso. No, non l'ho abbandonato. Ho detto che era il lato della realtà che si moltiplicava per tutti i metri della C e sono questi. Però così facendo io ho moltiplicato due volte due lunghezze. È evidente che devo ridurle. E di quanto devo ridurle? Perché in questo numero di cifre sono diventate 14 e io le devo ridurre alla metà, gliene devo togliere 7. E allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui ci devo mettere una virgola e considerare che questo è il tempo di questo. Allora, io ho ottenuto il tempo di 14 dimensioni in cui ne ho considerate 7 come movimento e le altre sono la quantità di quel movimento. A questo punto sommo il movimento che mi è rimasto e partendo proprio dalla virgola e io ci metto qui il 2, 5, 19, 2, 6, giusto? 6, 2, 2, 1, 9, 5. 2. E questi sono così, messi così. Ok? Allora, se questi sono il principio e questi sono quelli lì, e quanti sono in totale? Ecco, i totali li faccio qui perché, come vedete, avevo alla lavagna dimenticato di inserire alcune cose, per esempio la quantità decimale 6318 che esiste e quindi andava aggiunto. La somma che cosa indica? Indica quello che abbiamo messo in principio, che si somma poi a tutto quanto il movimento dato dai metri percorsi dalla C per quel 103.771 che era il lato dell'area trasversale. Quindi il valore messo in principio, 89.000 e rotti, avevamo visto che era quel 44
1888, che era tutto il movimento proprio di che cosa? Di un quarto del 200 più un ottavo più tutto il movimento di 17 nel 100. Ecco, quello lì è l'89. E noi l'abbiamo messo il principio. E dopo ci mettiamo il prodotto in linea dei metri percorsi dalla C per la sola linea 103, che è solo una delle due. Così otteniamo ciò che abbiamo messo in principio, che avanza nel complesso della C che moltiplica solo metà di quella sezione lì. E il totale che viene fuori è quel 6311 629 9079. Questi sono metri, è evidente che sono metri, perché li abbiamo ottenuti dai metri percorsi dalla C. Ora passiamo al conto della lunghezza di un anno, espresso in 365,25 giorni, solo per quanto riguarda i valori interi. Ma poi ci sono i 9 minuti primi, i 9 minuti secondi e tutti gli altri che, espressi nell'unità di un giorno, sono quello che si aggiunge al 365,25. E questi sono i giorni di un anno siderale. Ogni giorno contiene 86.400 secondi, quindi tutti i secondi di un anno siderale sono 31.558.149,25. Periodico, i secondi in un anno siderale. Ora, questi sono posti in principio, ma poi si devono muovere. E quindi c'è un secondo quantitativo così. Perché? È perché nell'universo noi vediamo solo uno dei due versi. E quindi quando ci aggiungiamo anche l'altro, in sostanza ci aggiungiamo un altro anno. E diventano in totale 63.116.299,079. Ora prendiamo questi che abbiamo ottenuto nei secondi e andiamoli a mettere sotto quelli che avevamo ottenuto dai metri. Vedete, i secondi sono il ciclo 10 di quello che risultano nei metri. E come mai i secondi sono in ragione del 10 e non di un metro? Perché sono riferiti al ciclo e il ciclo è di 10 anche nei secondi. Quindi quando noi abbiamo ottenuto il ciclo nei secondi, erano già comprensivi del ciclo 10. I metri che non li comprendono, se devono avanzare in tutto il tempo, devono avanzare nel ciclo 10. E quindi i 6.311, i 6.311 diventano 63 milioni, eccetera. E vedete che esiste esattamente la corrispondenza tra il metro e il secondo. Perché, ripeto, il primo calcolo è stato dato avendo posto in principio il 50,25 e 90 e 83, che era il movimento di che era presente in un lato 44,888,888888, che espresso nel suo duplo portava poi a quel 89677, che
In principio da solo abbiamo visto che è ragionevole. È la presenza di un decimillesimo, quello unitario della realtà, che nel ciclo 10 esiste per 60, che nelle centinaia esiste in ragione di 3 al cubo, che nei valori interi esprime tutto il movimento che è dato da 23 in 100, è 77. E poi c'è il 96, che è tutto il movimento 4 nel 100. E infine c'era tutta la realtà nel suo complesso di 80.000. Questo che abbiamo messo in principio è un valore unitario relativo a tutto il complesso. Se posto in principio, ora lo facciamo avanzare, come la C. I metri percorsi dalla C in tutto il valore dimezzato del piano trasversale, ecco che noi abbiamo lanciato tutto questo nel quantitativo corrispondente poi al valore doppio del tempo. E il calcolo è facile da osservarsi e da capirlo nei suoi significati fondamentali.